consigliere delegato di OPC. Noi siamo partiti l'anno scorso cercando di mettere insieme soprattutto i ricercatori, quindi le università e gli enti di ricerca. Il cambiamento climatico è qualcosa di assolutamente nuovo, su cui nessuno ha certezze. Il punto di partenza che la politica deve avere, che la buona amministrazione deve avere, è acquisire lo stato dell'arte e della scienza nella sua evoluzione per capire quali possano essere le scelte giuste. Sono scelte che molto spesso non portano voti, perché quello che dobbiamo andare a fare è una difesa di lungo periodo, quindi si vedranno tra 10-20 anni gli effetti, e quindi c'è bisogno di una classe politica che non pensi alle prossime elezioni, ma pensi effettivamente al benessere dei cittadini. Noi stiamo lavorando perché tra 10 anni ciò che oggi è comportato dalle bombe d'acqua, dalle ondate di calore, dal dilavamento del suolo, possa essere arginato. L'obiettivo di piantare 3 milioni di alberi entro il 2021 è un obiettivo che noi non stiamo perseguendo a caso. Noi abbiamo chiesto proprio questo all'università e agli enti di ricerca: scegliamo il posto giusto, le essenze giuste, e soprattutto un altro aspetto fondamentale è che il verde deve essere concentrato, deve fare massa critica. Una cosa è mettere 100 alberi su un chilometro quadrato, una cosa è mettere 100 alberi tutti insieme, lì si sente l'effetto, perché si genera una matrice virtuosa per quanto riguarda sia la produzione di ossigeno che la difesa del suolo. Finora dal piano strategico metropolitano per l'ambiente sono stati stanziati oltre 138-140 milioni, di cui l'ossigeno bene comune ne ha intercettati 84 milioni che noi spendiamo in proprio come città metropolitana o trasferiamo ai comuni su questi obiettivi. La città metropolitana ci mette tutto quello che ci ha potuto mettere, è una cifra non indifferente se pensiamo che anche altri enti sovraordinati magari ci mettono molto di meno. In area mediterranea in realtà il cambiamento climatico corre più veloce del resto del mondo. In realtà se la temperatura media mondiale ha già raggiunto più un grado centigrado rispetto al 1860, nell'area mediterranea in realtà siamo già arrivati a quasi un grado e mezzo in più rispetto al 1860, e purtroppo questa specificità se la porterà anche nel futuro. Purtroppo però nel futuro il Mediterraneo risponderà in maniera amplificata rispetto a quello che succede nel resto del nostro pianeta. Quindi che cosa ci dobbiamo aspettare? Ci dobbiamo aspettare per il Mediterraneo una sistematica tropicalizzazione del nostro clima. Ci saranno stagioni sempre più aride, si potrebbero raggiungere nel 2100, ovviamente se non si prendono misure di mitigazione importanti a livello globale, si potranno raggiungere temperature che potranno essere anche 7 gradi in media più alte di quelle attuali. Precipitazioni, forte riduzione delle precipitazioni fino al 30%, soprattutto nell'Italia meridionale rispetto ad oggi. Quindi è giusto agire, è importante agire e farlo anche rapidamente. Quindi è importante che una città come Napoli dia anche il buon esempio attraverso l'afforestazione della città metropolitana di Napoli. Ovviamente questa non è una soluzione definitiva che può dare può essere la soluzione per l'intero pianeta, ma può essere invece sicuramente una azione importante di mitigazione, di adattamento da una parte, ma anche un buon esempio anche per le altre grandi città, non solo italiane ma del resto del nostro pianeta. Noi abbiamo fortemente voluto, insieme al Dipartimento di Architettura dell'Università Federico II, che si facesse qua in un bene comune, perché parliamo di ossigeno bene comune, quindi la riscoperta della vita, dei beni comuni, ma anche dell'impegno in questo caso finanziario, economico, istituzionale e politico che abbiamo messo in campo per mettere risorse certe, cioè da gennaio 2020 per la riforestazione urbana, 3 milioni di alberi in tutta l'area metropolitana, per i parchi, per il dissesto idrogeologico, per la natura. Adesso i comuni devono cogliere questa opportunità. I 92 comuni tutti hanno contribuito a questo piano, adesso bisogna metterlo in campo ed è molto bello farlo con tante istituzioni. Oggi erano rappresentati dagli ambientalisti, agli urbanisti, agli scienziati, ai ricercatori, alle scuole. Così una comunità cresce, si sviluppa, mette al centro le persone, e così possiamo anche contrastare dal basso, pur con i limiti di una città, i cambiamenti climatici. Tutto questo lo facciamo nonostante i governi nazionali e regionali. Da Berlusconi, che è il primo che mi sono insediato, agli ultimi che ho conosciuto.